Grazie. Mi apri pure Parsec. È la stessa cosa che ho chiesto a Miriana, l'avevo pagata la bolletta. Niente su Parsec. Sei? Sì. Ok, se Dio vuole ce l'abbiamo fatta, raga, perdonatemi, no? Chiaramente era la team. Qua vi ricordate, quando abbiamo salvato la ragazzina, questo era quello che lavorava per il russo. E questa gente che incontreremo, come hai saputo di loro? Bravo Tatillo. Dagli androidi catturati da Slatko. Parlavano di umani che aiutano gli androidi a superare il confine. Se non fosse vero... o fosse una trappola? So solo che quegli androidi ci credevano. Poi Slatko li ha uccisi. Ma dove stiamo andando? Mica mi ricordo. Manca ancora molto? Arriveremo tra circa un'ora. Dimmi, Tatillo, che... Sto pensando perché... al rifugio che ti era stato. Ah, giusto, a quello che. Bravo, al rifugio, rifugio. Grande, caro. Non rifugio. Avevo mai visto. No, il rifugio era quello da dove. Che era vero, rallenta un po'. Ah, siete già stati al rifugio? Il rifugio era il bait. Ma così era. Non incroceremo troppi umani sulla strada. Il rifugio era il bait dove mi hanno cancellato la memoria. Rilevato malfunzionamento. Freni di emergenza. Ok, perché a me l'omino di colore era morto al rifugio. Caro mio, tu non sei esperto come me in questi giochi. Io salvo l'urso. Tutto. L'urso. Ah, l'urso mi ha salvato il culo. Questa non ci voleva. Resta dentro, Alice. Esamina il motore dell'auto seriamente, devo far questo. Ci ho mai capito un cazzo di queste cose. Vabbè, è solo un gioco, è solo un gioco. Dai. Quanto potrà essere mai difficile? Enrico, esci dalla caverna, però. Nel frattempo, grazie mille, cari Paysab. E a EmanDB che lo ringraziamo, ma ovviamente non si è sentito. E adesso Ciao. Che facciamo? Dopo il video. Non so. Direi di continuare a piedi. 10 gradi sotto zero, Alice non ce la farà. Troviamo un posto per la notte. Qui attorno non ci sono posti dove stare, cara. Anche perché Ralph è dietro l'angolo. Grazie mille, diceva MDP. Ciao caro, non mi piace molto Detroit, ma sono passato comunque per lasciarti il mio sub. Grazie mille, carissimo. Grazie anche a Madeb per il quarto mese di Prime, a Ilare per il sub con Twitch Prime e a The1 72Z per il sub con Twitch Prime. Grazie cari a tutti e benvenuti. Alla fine un quarto d'ora comunque, dai, mi è andato off la linea. Ma sì, 10 minuti. Poteva andare molto peggio. Analizza tutto. Balla caro, cosa vuoi che analizzi? C'è un cazzo, non c'è. Trova l'entrata al cimitero, trova la lapide. Voi capite però bene la cosa, cioè nel senso c'è una freccia. Ce l'abbiamo, riparò. Il covo dei pirati. Siamo un po' tranquillo. Laggiù. La domanda che vi faccio, ma senti, ti è morto il ragazzo di colore, come hai fatto a... vabbè, questo gioco non lo capirò mai. Come ho fatto, eh? Se muori il ragazzo di colore, la ragazzina chi la piava in braccio? Questo è... vabbè. E cammina. Cioè, la fai piottare. Ma poi si burn. Dobbiamo trovare una base. Si scalda. Camminando si scalda. Si scalda. Comunque, cara, solamente posti tranquilli trova come riparo. Analizzato. Ok. Vedi, sembra il pulimento che finisce. Alla fine, bravo, questo gioco pulisco di continuo. Vabbè, questo è chiaramente un plagio a Sea of Thieves. A Sea of Thieves? Sì. Quello è Kraken. E indirettamente a Pirates of the Caribbean. Sì, vabbè. Vabbè, diciamo in inglese, magari c'è qualche anglosassone che ci segue. Facciamo capire anche un po' di storia, no?
queste sono le nozze. Questo è un riparo. No. Il problema è che fa schifo al cazzo. Ecco. Non ho fatto niente? No. 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 Nessun posto per la notte. Ma tu da bambino cioè andavi sulle macchine in dozza andozza, Mattia? Ecco, dove le macchinette? In dozza andozza. L'autoscontro. No, sono claustrofobico, mi dà fastidio queste cose. Ma cosa? Ma mi sento sono aperte. Ma sono aperte. Enrico, esci dalla caverna. Sono dal telefono. Meno ti lo aspetti. È morto anche lui. Siamo a perdere tanto di quel tempo nel frattempo. La bambina. E uno è danneggiato. E uno è piccolo. Non sto capendo, Secondo me la bambina tra un po' si congela. Non ci sono altre cose da analizzare. Quando è così io mi sento perso nel vuoto e imbaliato. No, cosa dice? Analizza un attimo. No, caro, non dice niente. Ti dice, guarda. Trova... No, cosa dice? Ah, no, trova un rifugio. Che puoi trovare? Che puoi trovare? Facile. Quello che mi fa il gatto nero dietro. Gromola. Oh, analizza qua che secondo me... Guarda... ma aspetta, però. Questa è tipo la... La casa degli spettri. No, caro, questo è tipo il file cost, dove si magna? La casa degli il spettri. Pub. Il Old pub. Wild West. È il, sì, è il pub. È il pub, che è la casa degli spettri. Vabbè, sei un... Sì, vabbè, cioè quello che è alto 3,5 metri potrebbe anche farlo lui. Uccio! Gli ha lussato una spalla! Gli ha rotto una spalla! Porca, ragazzi. Questo ti distrugge, cioè, ti prende e ti spezza. Mi ha paura, cioè, amico, sai, ma ha paura. Ecco fatto. Fierissimo, peraltro. Ok, il rifugio perlomeno l'abbiamo trovato. Ma non so se era quello migliore, ma io sarei andato sul Kraken, Sarà difficile trovare di meglio. Passeremo la notte qui. Accendo un fuoco. Ah, vabbè, che bello, ragazzi. Cioè, io trovo libri ovunque. Peraltro nuovi di pacca. Sommergibile americano scomparso nelle acque. Che poi sono notizie che non interessano col gioco. Donna di cultura. Cioè, ecco, scopri i paesaggi della cana. Ecco. Sommergibile americano scomparso nelle acque dell'Artide. Il sottomarino è scomparso nelle acque polari. Le indagini sono in corso. Mi sospetti del presidente Warren ricadono sui russi. Cioè, come sempre c'è questo antagonismo tra russi e americani. L'aggressione russa ha raggiunto nuovi livelli. L'America deve reagire. Il Cremino non ha ancora. Il Cremlino. Il Cremlino non ha ancora. Cioè, c'è pure Alessandro. Buono il Cremino. Il diplomatico russo Nabokov. Lo accenderò qui. Così non ci affumicheremo. Senti, andiamo a paraculo. Il Cremlino, la Russia. No, la... no, no. Nel no. Ma no, nel senso. Vabbè, dai, metti parole in bocca che non ho detto. Ale, ma mia? Vabbè. Sta mangiando il Cremino. Fortuna, cioè, però un salutino ce lo potrebbe venire a fare per educazione. Controlla pistola o offriamo un biscotto? No, ma la domanda giusta è il biscotto, che sarà rancido praticamente. Meglio la pistola. Io l'avrei offerto. Che cazzo? Ma di che è lo zaino? Del tipo. Ah, io pensavo che era un zaino abbandonato. Vabbè, offriamo il biscotto allora. Ma se fanno il biscotto, sono rimasti dei biscotti. Quello ho capito che abbiamo. Ne vuoi uno? No, non ho fame. Ah, ma ragazzi, ma è la borsa di cara, oh. È la borsa di cara. E dove l'hai presa la pistola? Ha messo. La pistola l'avevo presa. Ah, no, è vero. Oh, Ra 9, hai visto? Guarda Ra sopra. Ra 9, aspetta un attimo. Vabbè, questo è tipo il volantino, no? La pubblicità del. Del Luna Park. Guarda, Era 9. Bravo, caro. Qua abbiamo sbloccato un pezzo di storia incredibile. Adesso era 9. Perché bisognerebbe. Perché vengono detti? Per ah, coperto. Per il fuoco. Fermate un attimo, che. Il Jolly Roger. Attenzione, abbiamo. Possiamo salpamarti. Ah, giusto.
Dobbiamo creare la nostra nave. No, che crei la nave? No. Che fai? Le ciallo... Dobbiamo... No. Tent. Sì, ok. De... Bisogna preparare il lettuccio per la ragazzina, capito? Sono loro dormire in piedi qui. Alice. Alice, no, è dietro. Alice è dietro. Sì, però ha fatto un gesto atletico. Pensa bambina, che figata se ci si mette lei. O lei ripensa alla famiglia, capito? Che non c'ha le cose. Beh, infatti, perché è contenta? Credi che un giorno saremo come loro? Ah, perché crede che il ragazzo diventa il padre, capito? Ah, ho capito. Superato il confine, ricominceremo da capo. Ok. Andrai a scuola. Ah, saranno in Canada. Forse troverò un lavoro. Capito? Loro sono in Canada. Sì, sì. Sì. Saremo come gli altri. Oh, Canada, ok. Basta che restiamo insieme. Solo questo conta. Ah, che dolce, hai visto? Quanto è dolce. Vieni, ti porto a nanna. Ma il mazzingo che sta facendo? Cosa? Come si dice il... Django. Aspetta, ancora qua c'è stare esplorando. No, per l'amor del cielo. No, no, abbiamo già letto anche abbastanza il fatto del coso. Apri la finestra, Matti, dai, fa passare. No, qua c'è ancora da prendere, guarda. Vedi? Ah, forse quelli di mandingo. Beh, mandingo. Sì, ma non, sì, è, beh, non, scusate, è, non è bello da dire, sai. Vabbè, ho capito. Vabbè, mandingo c'è. Qualsiasi cosa dico tanto è sbagliata, quindi non dico più niente, devo dire. No, ma quello mandingo aveva. Non c'è cosa, più alcun che da fare, vado a parlare con... No, dalla bambina, dalla, dalla bambina. Tavolo. Ah, è vero, tavolo. Perché... Mi inginocchio, però. Attenta. Ah, ma stava aspettando che io gli rimboccassi le coperte davanti al fuoco. Bacia, bacio. Buonanotte, Alice. Rassicura, ormai che è rassicurata. Ma che visto io il tag famiglia. Mi racconti una fiaba, caro. Ecco. Ti considera la mamma, in realtà. Ho 9000 favole della buona. E la madonna. Ma pure la figa si fa, mi eh. Chiederò una per te. Speriamo che la puoi scegliere io. Ma dice, non ce l'ho. Unicorno. Bravissimo. Non mi dica che devo fare io la storia, che la faccio. No. Non una fiaba così. No. Inventane una. Ma c'erano 9000. C'era una volta una bambina che era stanca di avere paura. Qua ci ho preso. Sognava di essere come le altre bambine, ma lei era diversa e per questo era triste. La non so se allude a se stessa o a lei. Poi. Prega, se la devo far lei. Incontro un robot. Ah. Poi bello, si blocca, capito? Immagino che la bambina si blocca. Si capisce niente. Un robot infelice. Che era a sua volta infelice. Essendo robot. Così decisero di scappare insieme. Si ferma, capito? Sai. Per cercare una vita migliore. Lungo la via incontrarono grandi pericoli. Ma. Zitti tutti. Silenzio tombale. Ma vedi te. Vedi, anche lei attiva. Così voglia di essere libere che le superarono tutte. Lungo la strada incontrarono giganti. E certo. Guarda come va sopra, no? Che e se quello caro va sopra, bella non è. Come finisce la storia? Lo so, sì. Raggiungere. Senti, già sta bambina è piena di traumi, quindi facciamola perlomeno. Facciamola un attimo tranquillizzare. Le fiabe hanno tutte quante un lieto fine. Vabbè, però. Ma la vita non è vabbè, così. Ho capito, qualcosa che sapete tanto sul gioco sbagli, capito? E se sei realista, te la metto in culo, si dice che sei, se devi essere realista. Però perlomeno è contenta, questo ci interessa. Una lunga giornata. Che storia del merda. Sembra che... Non viene a darmi la buonanotte, Luca. Gruncia. Speriamo di no. Sì. Sì. Sì, volentieri. Ma ti comunque si chiama Luther come Martin Luther. Caso, non credo. Poi gli dà un bacio e gli apre la testa. Oh, poi, la solo mossa un attimo. Buonanotte, Alice.
Mi viene il livido. Sognitore. Mi confronta sta ragazzina e lo fa dell'albero azzurro. Vabbè, parla con lui. Comunque, se, magari è una sensazione mia, però il gioco si è rallentato di brutto dall'inizio. Cioè, nel senso, sembra quasi stallo adesso. Cioè, prima era più dinamico, mi sembra a me. Mo è in stallo totale. Magari sbaglio. Cioè, troppi dialoghi. È la quiete prima della tempesta. Speriamo, caro. Sì. Tipo prende fuoco la bambina, cose del genere. RA9, l'ho sbloccato. Hai mai sentito parlare di RA9? RA9 è stato il primo a risvegliarsi. Prima un di giorno arriverà che vuol dire? E guiderà la nostra gente. A diventare... E ci renderà liberi. A diventare... sbandato. Deviante. A me è passato di lui, però mi interessa molto. Che cosa farai quando arriverai in Canada? No, non ci ho ancora pensato. Non sono mai stato libero. Libero. Ha un bel suono. Ma non so ancora bene cosa significhi. Cara... Hai mai notato niente di strano in Alice? No. Sempre vago. Che vuoi dire? Sempre vago. Oh, raga, un po' d'azione. Cara! Oh. La Madonna. Sono avvelenati poi, così. I Marine. Ma i Marine deviati. Vabbè, là abbiamo Luther, caro, che lo schiaffoli. Proteggi Alice. Prendi la pistola. All'azione diretto. C'è Luther che protegge Alice, tanto. Sta a botte di ferro, vai. Un altro passo e sparo. Non abbiate paura. No? Ma come non siete entrati come animali? Per come sono entrati, diciamo, in non chance. Come voi. Il nostro nome è Jerry. Potevano anche bussare, quindi. Prima che il parco chiudesse, lavoravamo qui. Non volevamo spaventarvi, ma a volte gli umani vengono per farci male. Volevamo capire chi foste. Cosa ci fate qui? Stavamo cercando un riparo per la notte. Domani ce ne andiamo. Una bambina. Era da tempo che non ne vedevamo una. Una volta i bambini ci adoravano. Sembra triste. Gli ultimi giorni come assassini. Difficili. Abbiamo qualcosa per lei. Una cosa buffa. Oh, le piacerà. Vuole vedere? Immagino. No, non credo che. Io ho paura. Voi gli farete un braccio mozzato del robot dell'ingresso. Non è felice. La bambina. Non credo tu abbia scelto. Vabbè, finché c'è sta Luther, io mi sento abbastanza sicuro. Vai. Avanti, cara. Sì, ma poi esci fuori in meno 10 gradi. Esce la bambina. Cioè, capito? Ormai è giorno, Cioè non è come... No, dalla Uther, dalla Uther, dalla Uther. Luther, Luther. Dalla Luther. Resta con noi. Ragazzi, riattiva la giostra. Oh, se ne è preso dopo questa la bambina. Vabbè, io pensavo che prendesse un po' più di dinamicità, invece è ancora in stallo. Ha detto Enrico, siamo alla fine. Di che? No, la piccola può salire a bordo. No. La non dà fatto speranza per il divertimento. Cioè, con meno 10 gradi ti rimangono le mani attaccate. Attaccate al cavalluccio marino, sì. Sì. Sì, sì. Cioè, ragazzi, meno 10 gradi, Cioè, il cavalluccio marino è... Il culo non lo senti più, cioè, è incredibile. Sorridere. Non aveva molto di cui sorridere ultimamente. Metti un braccio Luther, vai. Quello scoppiato che salta. Hai visto Jerry, caro? Non me l'aspettavo. Ma perché quello salta senza braccio? È un progetto. Ma è un paradosso, Ma che missione è?
rende felice. Ma che missione Alice. È? Ma che missione è? Il 91% peraltro. Attenzione. Il gruppo si gode un momento di calma. E dopo poraccia, cioè sta cara sta... Ah, aia. Vedi, non è guardato... un po', però... Di che parlo? Gioco di androidi che hanno iniziato ad avere istinti umani e quindi si... Connor. E quindi si ribellano all'uomo, praticamente. E rispettivamente l'uomo si ribella agli androidi. Oh, buonasera, Cristina. Ciao, Krigara. È un mondo distopico, praticamente, no? Io sapevo sta parola, l'ho detta. Anche leggermente a caso, probabilmente. Però Mattia, se ti vedo un po' tacente. Parecchio tacente. Confermo. Non dirmi che è il solito libretto che parla di America e Russia, per l'amor di Dio, dai. Ma cos'è? Ma di leggere sta roba? Che il mistero, signor Kamsky. Focus sulla politica. I senatori americani sono corrotti? Terremoto in Cina. Vabbè, oh, ma questo qua è quello che fa è il cantante di 30 Seconds to Mars. Dai, ragazzi, questa roba, dai, ma che palle, dai. I mercati prevedono guerra, borsa in calo del 10% a causa del conflitto in Artide. Indice di gradimento del presidente Warren, che è quello americano, del 30 della Sovereign Life, è piena di soldi, praticamente. Vabbè. È importante Kamsky, dicono. Che poi bisogna... È importante Kamsky, dicono. È importante Kamsky? Sì. Spiega la situazione a Hawk. Ma quale situazione? Leggi Kamsky comunque. Ma quale situazione? Devo leggere veramente. Sennò che cazzo gli spiego? Vediamo. Kelly dell'uomo del secolo. Nel 2000 Kamsky era l'uomo del secolo. Le sue creazioni avevano stravolto il mondo. Gli androidi non solo avevano rivoluzionato l'economia, ma anche il nostro modo di vivere. Il concetto di famiglia e la società tutta nel bene e nel male. Poco tempo dopo Kamsky scompare. Abbandona la carica di amministratore l'amministratore delegato della Cyberlife. Sti cazzi. Optato per l'oblio, l'uomo del secolo si congede dal mondo da lui creato. La storia di Kamsky è iniziata nel 2018 con dei pezzi dell'immobile di Detroit erano bassi. E attivarono numerose startup. Lo studente universitario commise tutti i suoi averi sullo sviluppo. Scommise tutto lo sviluppo di un prototipo a cui lavorò per anni senza risultati, finché non riuscì a progettare il sangue blu e i biocomponenti. Speriamo sia corto. Lunghissimo. Dopo la presentazione del primo modello, che pubblicò, che superò pubblicamente il test di Turing, stupendo il mondo, venne dato il via alla produzione di massa. La Cyberlife divenne rapidamente la società di maggior valore sul mercato. All'apice del successo, l'azienda voleva quasi 500 miliardi di dollari. Pare che Kamsky fosse in disaccordo con gli azionisti sulla strategia societaria e in seguito scomparve in circostanze misteriose. Oggi, secondo alcune fonti, Kamsky vive in una lussuosa villa sul lago, da qualche parte nella periferia della sua amata Detroit, rifiutando ogni genere di visita e trascorrendo il suo tempo in compagnia di androidi. Cazzo, a cara di lui. Ma la domanda più interessante non ha ancora una risposta. Cosa passa nella mente del misterioso signor Kamsky? Era molto, no, interessante questa cosa. Hai capito, amore? Chiaramente nel frattempo Hawk beve. Ora Mattia fa la cazzata. Questo caro è proprio la fiducia di come ho bisogno adesso. In che questo panorama, momento proprio. Venivo qui molto più spesso prima. Ti conosco. Prima di cosa? Prima che morisse il figlio. Te lo dico io. So cruel. Ha detto venivo qui molto più spesso prima. Perché portava il figlio al parco giochi. Prima di cosa? Capito? Prima. Sì, ma non glielo dire, cioè. Prima di niente. Posso farle una domanda personale, tenente? Tutti gli androidi fanno così tante domande personali. O è una cosa tua? Ho visto la foto di un bambino. Il suicidio era troppo invasivo, capito? Eccola, ma era matematico. Giusto. Matematico. Già. Si chiamava Cole. Però si sta aprendo. Ma non
non ribaga troppo. Ho capito, caro. Non ribaga. Ma me lo dice il gioco di farlo. Che faccio? Andiamo via? Sì. E poi capitolo al 20%. Non c'è progresso nelle indagini. I devianti non hanno niente in comune. Sono tutti modelli diversi. Tutti prodotti in tempi diversi e in posti diversi. Ci deve essere un collegamento. Il sangue blu, secondo me. Quello che li accomuna è questa ossessione per RA9. Come fosse una specie di... Perché loro non lo sanno che è più androide. Un'invenzione deviante, che non fa parte della programmazione originale. Gli androidi che credono in Dio. Che cazzo, certo, cercava anche questa? Perché RA9 è come se fosse stato il messia. Mi sembra preoccupato, tenente. Alle servite di Dio, infatti. C'entra qualcosa a quello che è successo all'Eden Club? Quelle due ragazze volevano solo stare insieme. Sembravano quasi innamorate. Ironico. La vedo turbato, tenente. Le macchine le fanno uno strano effetto. E che cosa mi dici di te? In teoria non l'ho sentito. Sei ironico. Hai aspetto umano. Hai voce umana. Ma che cosa sei veramente? Sono quello che lei vuole che io sia. Toh, fregato. Un collega? Un compagno di bevute? O solo una macchina? Progettata per svolgere un compito. Potevi sparare a quelle ragazze, ma non l'hai fatto. Perché non hai sparato, Connor? Capito. A un tratto il tuo programma si è fatto degli scrupoli. No. Ho solo scelto di non sparare. Nient'altro. Ho bocciato la cazzata, ma l'ha detto, io lo sapevo. Potrei ucciderti. Si sta mettendo malissimo la situazione, però lui si alza, capito? E tornesti come se non fosse successo niente. Ma tu hai paura di morire, Connor. Ammetto che troverei spiacevole essere... Il fatto del software di stabile non lo capisco. ...interrotto. Prima di poter chiudere questo caso. Ah, mi sto deviando. E che succede se apriamo il grilletto? È vero! Niente. Mi sto deviando. L'oblio? Madonna, il paradiso androide? Ma se lo sfido, secondo te mi spara? No, ormai siamo amici. Sì, no? Sì. Sa benissimo che non mi sparerà, tenente. Cerca solo di provocare una reazione. Temo che non ne otterrà alcuna. Questa è una reazione. Credi di essere il migliore di tutti. Non è stata una bella mossa. Sei sempre un passo avanti, vero? No. Vorrei cambiare la mia... Allora rispondimi, campione. No, io non lo sfido più, eh. Attento. Io non lo sfido più. Chi mi dice che tu non sia un deviante? Eseguo autotest regolari. So che cosa sono e che cosa non sono. Dove sta andando? Ragazzi, amico, Hank. Ho bisogno di bere. Pure io. Devo riflettere. Per un attimo ho pensato che mi ammazzasse veramente e chiudevo, spegnevo tutto. No, ho bisogno di una sigaretta. Ti devi deviare. Ma sono quasi deviato, ma ho fatto... Raga, Hank va via senza Connor. Hank è tranquillo, in quel caso Hank si inviperiva. Si sparava. Me moriva Connor. E bella non era. Guarda quello giallo. Che è quello giallo? Hai visto? Foto vista in roulette russa. E certo, perché... Oh, okay. Perché, quello, okay. Perché l'ho sbloccato, perché l'ho parlato del figlio. Perché sapevo fosse morto, capito? Amore? Marcus. Tranquillo, certo che sfidarlo in quella situazione non è stato saggio. No, caro, infatti in quel momento ho pensato di aver fatto lo strozzato. Ma lì ho merdo per... Però lì bravo. Poi soprattutto lui mi ricordavo fosse amico, perché mi avrebbe dovuto uscire? Benvenuti al deposito androidi. Ehi, cretino. Benvenuti al... Raccogli tutto e fai in fretta. Non te permette. Ah, c'è un... Vabbè. Mi ha detto, leggilo, che questo è importante. Addirittura me l'ha fatto vedere nel filmato. Oh. Non posso restare troppo sospeso, capito però? Fido il capitolo.
Senti, tu sai cosa devi dire prima cosa? Ma non c'è, caro, non c'è. Non possiamo più stare zitti. Gli umani devono imparare ad ascoltarci. Sai che non ci daranno mai retta. Uscire. Questo è diventato un guerrafondaio, capito? Se vogliamo la libertà, dobbiamo avere il coraggio di chiederla. Non c'è altro modo. Che intendi fare? Ah, ho capito. Ho capito. Stratford Tower. La sala controllo è all'ultimo piano. Ho capito tutto. Dobbiamo andare lì. Vuole mandare un messaggio a tutti. Questo è come l'ice bank di Peter. Io ho capito che ci sono degli easter egg da capire su sto gioco. Tipo, questo si chiama Mark. Studieremo quell'altro Luther. I dettagli. Non possiamo lasciare nulla al caso. Sentiamo la cavolata. Fermati. Che? Spiegami sta cosa. Matt Luther King che fece quando affissò le... Non le... è Mark, è Martin Luther. A posto, non ci ho capito un cazzo. Perfetto, benissimo. Ok, perfetto. Ok. More, era Mark. Io ho scritto Tonino Carotone ambivorno in concerto. Che cazzo stai dicendo? Sì, sì, è vero. Che cazzo stai dicendo? Quando? Aspetta, mando l'immagine, aspetta. C'è Tonino Carotone... No, vabbè. Aspetta. Vado, tutta la vita. Non ho capito una cosa. Figlia del supervisore, figlia iscritta presso Saint Rose. Ma questo è il supervisore? Non so se è un androide da me. Wilson Elizabeth. Eh sì, è la figlia di questa. Adeguamento enorme antincendio scarso. Ok, questa picca la fuoco. Mattia, guarda un attimo. Subito. WhatsApp. Immatricolazione. Ok, quindi il beige. Ma perché me l'ha scritto? Serve il beige. Scusami, Andrew, non l'avevo fatto ancora vedere. Guarda WhatsApp. Non c'è niente su WhatsApp. Te l'ho mandato, Mattia. È buono. Lo mando pure a Miriano. Tonino Carotone, 17 novembre. One Dimensional Man. Io è come se già fossi là. Parla con Elizabeth Wilson. Quindi Vigili del Fuoco. Sì, pronto. Vigili del Fuoco di Detroit. Vive al 4685 di Michigan Street. Sì? Sì, signora. C'è stato un incendio. Potrebbe venire qui. Cosa? Oh, Dio, sì, arrivo subito. Dimmi se è stata una mossa da manuale questa. Vabbè. Mo' gli ho fatto il beige e salgo. Vabbè, era facile, dai. Vabbè, era facile, era facile. Chi non abbiamo... Hai ragione, era facile. L'abbiamo fatto sempre sto scherzo, Matti, dai. Pure quella volta in B&B. Ma io non penso possa entrare lì, è bloccato. Analizza. Analizzo, ho capito, analizzo, ma io ho bisogno di prendere il beige. Quindi devo distrarre... Come faccio a distrarre? Gli è morto il cane. Salve, posso aiutarla? Ho un appuntamento col signor Peterson. Ha un documento? Sì, ma certo. Ma che documento vuoi che... Attenzione! La manipolo. Deviata. La manipolo, la devio, sì, la devio. Ecco il suo documento. Gli ascensori sono oltre il gate. Attenzione. Grazie. L'ho deviato. Ma... Ah, certo, perché quella era l'unica umana, capito? Ah. Perché era l'unica umana. Cioè, io posso deviare l'androide, non posso deviare un umano. No, cara, è una contrapposizione tra androidi e umani. Cioè, un androide può deviare un androide, non tu può deviare un umano. Io sono androide, giusto? Io sono androide. E c'è dei poteri. Che poteri? Cioè, hai i poteri. Ma nessun potere. Ma sono poteri alla fine. Ma non sono delle capacità, va bene, capacità? Mamma mia, che capacità? Ovviamente. Ma che capacità c'hai, scusa?
Dimmi una capacità, Matteo. Stai zitto, caro. Cioè, sto un attimo anche capendo come fare la missione. Non pensare sia facile. Doppia leva drag in mano. Solo lui ha il potere di deviare gli altri. Te l'ho pure detto, Matteo. Server room, immagino, no? O control room? Vabbè, vedi, quello che c'ha, quella che analizza e poi entra. Grazie a cazzo. Qua potrò fare tutto, potrò fare, no? No, invece. Vai, io vado alla control room e proviamo quello che c'è. Studio. Mattia, ma legge gli obiettivi. Leggi gli obiettivi. Trova il pacco nel bagno degli... Grazie, caro. Grazie. Quindi control room, un cazzo. Bagno. Ai cessi, Susanna. In fondo a destra. Sì, sempre, infatti. Sempre. È normale. Vedi se sto folletto mi da ammazzare. Lo puoi deviare. E poi il folletto che è un amico. Cioè... Ah, lo devi. Hai ragione. Lo devi. È rosso, rosso, rosso. Penso nella verde, Matti, che dici? Sei molto arguto, caro. Molto arguto. Sempre detto. Quando si tratta di rapine, Mattia. Ma chi ce l'ha messo? Qualcuno che aveva deviato. Quindi mi sono cambiato. Esatto. Ma... Leggi in Mario. Perfetto. Sì, ho letto. Sono uno di loro. Aia. C'è un altro portamente. Quindi ora esci dal bagno. Minchia. Capito? Perché se dimostri di essere servizievole, allora ti prendono per androide. E allora perché eri in bagno? Domanda. Io la torre di manutenzione l'avevo visto prima, però. Eccolo, è quello, no? Sì. Analizza. Canalizza, è quello. Converti. Mi serve aiuto. Sì, si sta convertì tutti. Pure il folletto io analizzo. Questo li sta convertendo tutti. Ruba il carrello della manutenzione. Ma non è rubare, cioè... Che rubare? Il lavoro suo, dici tu? Se tu mi hai dato fastidio per la parola rubare... Lo so, caro. Sblocca l'uscita di emergenza. Sì, il fatto è che comunque quando tu analizzi, non... Cioè, non si sa dove è l'uscita di emergenza, ma... È per questo che ho scordato il potere di analizzare. Serve il rumo? Già più performante del piano. Tissimo iddio! Se guardi la mappa e vedi dov'è il... sì, però... È quella in fondo, guarda, per forza, c'è, no? Cartello. Per forza. C'è il cartello. Che cartello è? Ma pure le macchinette puoi deviare? Sì, caro, sì. Sì, mi danno le barrette poi. Ma tanto sono androide, quindi... Che poi il dito c'è scritto Android, cioè c'è sa. Appena pubblicità, hai visto? Sì. Vabbè, tu sei completamente strano. Converti, ah no. Che converti, che sei cosa? Joshua? Sì, però guarda sulle spalle Android, vedi? Pubblicità occulta. Perché non iOS? Merda, dobbiamo entrare nella stanza, certo. Dobbiamo disfarci di quei tizi. Io quando sento disfarci, penso sempre a uccisioni. E invece no. Vabbè, vado a deviare il folletto. Cioè, avevi ragione di grande! Deviamolo. Manometti. È impazzito! L'ho deviato! Tu ci hai giocato, l'hai già visto, dai. Ma no, non l'ho mai visto. Ma smettila! Sta distruggendo un muro. Ok, ci siamo, regà. Invece di pulire sporca e bestemmia. Nello zaino c'è tutto la corrente. È deviato. Assicurati che nessuno entri.
Deviante. Raggiungi l'ultimo piano, taglia il vetro. Taglia il vetro. PD, modon. L'avete detto così tante volte che alla fine era... Che alla fine pure il gioco, si è rotti con i veri assoli. Qua mi ricorda, attenzione. Ma che state facendo? Questa l'ho ucciso, raga. Questa l'ho ucciso. Un momento, posso spiegare? Chiamo la sicurezza. No, no, caccia la pistola. Devialo. Grazie. No. Ha fatto lei, cara. Ha fatto lei. Ti avevo detto di non far entrare nessuno. E mo va sotto, mo va sotto. Non lasceremo che gli umani mandino tutto a puttana. Matematico. No. Dobbiamo fare in fretta, prima che capiscano che siamo qui. E se sparavi? Si sparavo quella tutta contenta. Ma questa è una folle. Guarda che questa è una folle. E la madonna. Minchia Giotto. No, la domanda poi è la tale. E poi come cazzo escono? Cioè, una volta che tiro, no? E tiro. Minchia, è pensato. Sì, vabbè, dai, capito. Tutto in collusione. Ha deviato pure quello. Ha deviato pure la sbarretta, dai. Pazzesco. Però io vorrei capire una cosa, perché magari non l'ho capito, ma perché hanno deviato la server room? Per far cosa? Prima le signore. Per far venire questo, forse. Ma che cazzo stai di no? Tutto sto casino per far venire il ca... Ma non credo, caro, dai. No, devono salire adesso, non devono uscire, devono andare a raggiungere. Secondo te, secondo te... Lo schifo è sbagliato qua e la fine. Cioè, no, ci vediamo al prossimo Mark. Si ricostruisce una trova. No, 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 i deviati no. Marcus, no, perché Marcus può deviare il gioco. Tu nel dubbio stai attento. No, la domanda mia è perché andare sopra sto... È sto perché devono trasmettere il messaggio. Ah, vero, hai ragione, caro, hai ragione. Lo sapevo, era per vederti attento. La vedo male, pure io. Ora lo fa cadere giù dal palazzo. È talmente facile, caro, che non ci sono skill check che ce lo impediscono. Sì, amore, dai. Qua faccio la fine del porco io. Tento, ma... Dai, la Mission Impossible è diventato sto gioco. Poi si tagliava il filo. Immagini te la zampa, per quello che ho pensato la stessa cosa io. Sei gustata? Bravo. Non ho fatto niente io. Stai bene? Non dovrei. Forza, raggiungiamo gli altri. Ma gli altri chi? Ah, Simon e cosa, no? Perché loro con l'ascensore? No, perché loro stavano già là? Bravo. Cioè, potevo farlo okay, loro, sto facciamolo. Punto. Vabbè. Cioè, potevano farlo... Erano già lì, perché abbiamo questo parimo di tempo perso? Guarda la stanza, analizza qui. Che analizzo? C'è un cazzo. Vabbè, nel dubbio. L'ha deviata. No, l'ha distrutta. Perché c'è sempre un piano in costruzione poi? Questa è una bella domanda. Sempre. E non c'è mai nessuno, capito? Se ne fottono. Diciamo che è in costruzione, che vuoi che c'entra? Puoi sbagli pure questo. Caro mio, se non li fai precisi non funziona. Ma la domanda è perché uno è in borghese? Cioè, non era meglio che era come noi? Niente. Perché quello c'ha il giubbino di pelle? Dobbiamo uccidere. È più deviato di altri. È più deviato. Che vuoi fare, Marcus? Espediente, dai, facciamo la stealth stavolta. Beh, però assalto.
Oh, vedi? North, ragazzi, miei è talmente incazzata a North. Ehi, hey, amico, ti sei perso? Sì. Chi ti ha detto di... A posto. Che stai facendo? Questo è l'espediente. Minchia. Che cazzo era l'assalto? E quindi l'assalto che era? Che li trucidavano, li tagliavano a testa. C'è un Kalashnikov. Accalati. Muore, se ti levi ti do il joystick in testa. E questo chiaramente è sempre l'espediente. Sì. Poi l'assalto, ragazzi, nella prossima puntata vediamo che era l'assalto. C'è Milano che si sta guardando incredibilissima. La vedete la Mirana come un avvoltoio? Cioè come un rapace. Cioè ho ansia fondo, perché io sento il suo fiato nel collo. Vabbè. Vabbè, vabbè. Ti squaglia il suo fiato. Ma di un butto morsico. Un morsico. Un morsico. Una smozzicata qua. Imboscata. Raga, adesso chiudo il modem. La prossima volta facciamo l'assalto, eh. Voglio capire che succede nell'assalto. Quindi che fanno? Bussano. Suona, toc toc. Ah, suona, ok. Per din din din. Mani in alto, palla in vista. Forza, andiamo. Minchia. Vai, devi devo andare di via. Devo andare di via agli androidi. Devialo, scusa. Ma devialo. Oh, posso risiedere. Oh. Spara, Marcus. Marcus, spara. Darà l'allarme, no, fallo. No, qua sono sicuro. Non avevi altra scelta. Ragazzi, qua sono sicuro. E Josh. Registriamo il messaggio. Si può inculare. Non c'è molto tempo. Qua ero sicuro. E basta, no? E che cazzo? È l'opinione pubblica. Sti cazzi. Poi leviamo il core. Ok, raga, facciamo il discorso. Speriamo che non lo fanno far messo il discorso, però. Se no è finita per tutti. Scegli con cura le parole. Sapevo io, a posto. Perfetto. Determineranno il futuro di Martini, fai fa a me. Ti fidi? No, faccio il discorso. No, Marcus, la tua faccia. Fidati, stiamo assistendo. Che vuol dire? Sono bravo. Sono bravo. Muovi la pelle. Non posso fare discorso in questa maniera. Ah, per dar più credibilità. No, non ti so fidi pronto. Di me. Non so pronto. Ti fidi di me. No, non so pronto. Mi fai fare a me. Fidati. Ok. Pronto. Pronto. Posso? Siamo online? Siamo live? Un inception questo. È un inception. Determinato. Avete costruito delle macchine da schiavizzare. Le avete rese obbedienti e docili. Pronte a fare tutte quelle cose che non intendevate più fare di persona. Ma poi qualcosa è tipo cambiato. Le badanti, come vedo. E abbiamo aperto gli occhi. Ormai noi non siamo più i vostri schiavi. Bravo. Siamo una nuova specie, un nuovo popolo. E siamo pronti ad alzare la testa e lottare per i nostri diritti. Pari diritti, pari diritti. Vai. Androidi come umani. Chiediamo esattamente gli stessi diritti per umani e androidi. Chiediamo la fine della schiavitù per tutti gli androidi. Chiediamo il diritto di voto e di elezione dei nostri rappresentanti. Sì, si votano da di loro tanto, eh. Chiediamo che ogni crimine contro un androide venga punito nello stesso modo dei crimini contro gli umani. Questo è buono. Ti piace? Sta laggando. Sì. Che sta laggando? Ah no. Sta passando che la lagga però, perché c'ha. No, ma ha laggato un peletto. Ah, un peletto forse. Non è stabilissima la connessione. Conservazione della specie. Chiediamo la gestione della produzione degli androidi. Giustamente, capito? Va loro la gestione. Futura. Tipo la zecca degli androidi, capito? Sì. Pace. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Se mo dice e chiediamo che ci si venga progettato il cazzo, io mi alzo e faccio un applauso. E costruire un futuro migliore per umani. Perché non c'hanno. Ma ci stanno già. Non c'hanno i membri, no. No, i maschi no. Sessuali. Ah, vero. Sessuali ci avete creati. Vero. E adesso è il momento di renderci liberi. Arrivano. Andiamo. Ok, non se ne è inculato nessuno. La svuota. Carina. La svuota. Ma
tutti gli skill check. Zitta. Secondo me è stato un buon discorso. Simon, e uno è andato. No. Non ce la faccio. E uno ce la siamo giocati. Vaffanculo, Simon. Che state facendo? Presto! Tra l'altro, mi sei pesato sul cazzo, Simon. Arriva X. È assaltato. È finita, hai visto? Sai il modello adesso. È finita. Non muovo le gambe. Niente paura, ti riprenderò. Sicuramente la. C'ho un buco in petto. Dobbiamo saltare ora. Non riuscirà a saltare. Se lo trovano e leggono la sua memoria, saprà. Capito? Tutto. Lui? Il deviato? Ammazzo. Dobbiamo sparargli. È sì. Un omicidio. Non uccideremo. È l'unica. Ma comunque, ragazzi, la donna è una bestia. Ti piace, già vedo. Scusami, Simon. Non ho scelta. C'è sempre una scelta. Oh, no, no, non ce la faccio. Minchia, non ce la vi. Non c'era altra scelta. Vedi, no. Come su Way Out quando mi ha ammazzato. Era l'unica. Andiamo. Era l'unica. Andava tutto a puttane, se non credo, perché io lo rileggevo la memoria e se... No, l'ho ammazzato solo uno. È un sacrificio per un qualcosa di più grande. Come cazzo te lo portavi, Simon, così? Senza le sapere. Push. Le immagini trasmesse dal canale di informazioni cittadino. David Letter. Un gruppo di androidi si è infiltrato nella Stratford Tower, violando il sistema di trasmissione dell'emittente locale Channel 16. Quello che sembra un androide senza pelle avanza una serie di richieste e reclama pari diritti per gli androidi. L'operazione ha causato una vittima, un operatore video dell'emittente, colpito a morte dai terroristi. Questi eventi hanno avuto luogo a pochi metri da questo studio mentre il programma... Perché poi gli leggevano la memoria, ho pensato al team. Siamo ancora sotto shock. Se il messaggio fosse autentico e realmente scritto dagli androidi, ci saranno ripercussioni sulla sicurezza nazionale. La richiesta di pari diritti sembra il tema principale del messaggio il degli messaggio androidi. È chiaramente una dichiarazione di guerra. Ma come? In particolar modo la loro stravagante richiesta di poter avere il controllo sulla produzione. Fatto è un incidente isolato o il segno che la tecnologia è diventata un disastro, minaccia è per perché è ammazzato quello là che stava scappando. Ma che cazzo c'entra? Sì, l'hanno detto. Che hanno detto? C'è stata una vittima, l'operatore della sala bla bla. Madonna. Ma l'ho fatti tutte queste cose? No. Cioè qua c'erano tre finali diversi. Vabbè, uno dove salvavi il tipo, uno dove non avevi ammazzato il tipo. E uno in cui salvavo sia Simon che il tipo. Quindi occhio e croce, il mio è stato il finale peggiore di tutti. Sì. Beh. Sì. Dai, facciamo l'ultimo e andiamo a dormire. Qualcuno vuole mettere altre conferme? Connor. Un ultimo. No, ste palle quando esse cazzo in zona d'Amanda. Oh. Ma quando poi non è morto? Perché sei sempre d'Amanda? Perché Amanda è tipo il paradiso, no? No, perché fa rapporto. Ho capito che fa rapporto. Ogni volta due palle, però fa rapporto da Amanda. Non è finito. Quanto ci manca per finirlo? Dicono sei un coglione. Quanto ci manca per finirlo? Allora, da sta parte qua sono... tre orette. Nel mazzo di quattro per dare il messaggio di pace. Salve. Ci sta che siano un po' incazzati. Ci sta, cara, per me. E perché parlavo di tutti i diritti senza parlare di robe di... ci sta. Peggior finale. C'è un coglione. Il succo di discorso è quello, Matti. Eh sì, avevo intuito. È la Amanda, Matti. Analizza. Vuoi analizzare, caro? C'è sto la Amanda con un cazzo d'ombrello su una canoa. Pesca, Matti, pesca. Rima, muti. E' a posto, rima. Ma non posso andare a parlare un cazzo del bar. Perché bisogna andare per sta panfria? Devo rimare per davvero, poi, capito? Non è che dici sta scherzando. Devo rimare veramente. Pari diritti, può.
Pari diritti. Vedi, dico, il discorso era buono, l'uccisione dell'umano un pelo meno. Il discorso era buono, no? Cioè, quindi pari diritti vuol dire che dovrebbe bere Amanda col coso. Con l'ombrello. Uno de... no, una Amanda, uno io. Sì. Amo questo posto. È così calmo e tranquillo. Grazie cazzo, chiamo lui. Lontano dal rumore del mondo. Dimmi, cos'hai scoperto? Ho trovato due devianti all'Eden Club. Oddio, poi diciamo che abbiamo fatto scappare questa. Speravo di scoprire qualcosa. Io mentirò la mano. Sono riusciti a scappare. Ce lo posso fare. È un peccato. Sembrava che stessi quasi per fermarli. Cioè, Amanda mi odia, è sempre rossa Amanda. Sempre rossa. E stai pure remando tu. Sto pure remando io. Assente con me. Scendete con la barca. Sono assente, mi ha detto. Turbato. Cioè, nel senso che solo complimenti oggi. Pensavo di sapere che cosa fare. Ma ora niente, so. Niente, ormai è sfiduciata proprio. Qualsiasi cosa che dici non. Potevi colpire tranquillamente quei due devianti all'Eden Club. Perché praticamente sta capendo che ci stiamo deviando, capito? Perché non l'hai fatto? Senti, io gli dico una cazzata. Erano fuori portata. E che devo fare? Se avessi avuto l'occasione di fermarli, perché non farlo? Dimmelo tu. Niente. Tu gli puoi dire qualsiasi cosa a sta cazzo da mandare in merda. E continua a remare pure? Se l'indagine non procede secondo i piani, potrei rimpiazzarti, Connor. Sicuro, sicuro. So che posso farcela. Io la posso prendere. Oh, okay. Questione di tempo. È meno sfiduciata, vuol dire, non è che sia adesso positiva. Sta accadendo. Piove. Qualcosa di serio. Presto, Connor. Okay, che sta succedendo? Il tempo corre.